Sanremo. Ormai avevamo perso le speranze e invece è arrivato, come ogni volta, come a Radio Estate, San Giovanni non manca di venire a trovare gli amici di Radio Bruno. Ciao a tutti, ciao Radio Bruno. Ciao, come va? Com'è questa atmosfera sanremese? A me va bene, io sono tranquillo, sono venuto qua per divertirmi, quindi molto serena come situazione, spero che anche voi stiate bene. Ti ha fatto piacere tornare sul palco come ospite? Beh, assolutamente, è scontato quasi dirlo, ma all'Ariston c'è sempre una magia particolare, è sempre un'emozione bella salire sul palco, poi farlo con due amici come Gianni e Ariete è stato davvero stupendo. Sì, infatti doppietta per te sul palco. Doppietta. E infatti voglio chiederti entrambe le cose. Allora, tu con Gianni hai fatto anche un pezzo e quindi voglio capire com'è nata questa collaborazione da parte tua, da parte sua e poi quella di Ariete. È nata perché lui appunto voleva riprendere questo pezzo di tanti anni fa, esatto. E credo proprio per il suo 60° anniversario, quindi l'abbiamo fatto insieme. E voleva aggiungere una strofa, perché io nel mio passato ad Amici avevo cantato questa cover perché mi era stata assegnata mentre ero in gara, e quindi lui evidentemente si ricordava di quel momento e ha chiamato me per rifarla e mi ha dato la possibilità anche di aggiungere una strofa. È stato tutto super, super bello, divertente. Comunque riportare alla luce una canzone del genere è un onore, che poi è una canzone immortale, non servivo io per riportarla in voga, però insomma è stato veramente bello. No, ma è bello sapere che lui si è ricordato della tua esibizione di Amici, quindi gli è piaciuta la tua interpretazione, ha pensato a te e sì, secondo sì. me ci stavi, perché è vero che una canzone del genere è tipo storia della musica italiana, però riproposta in una chiave forse più giovane, anche come sonorità più comprensibile al pubblico. Sì, sì, no, beh, sicuramente l'idea era quella appunto di riportarla ai tempi nostri, a livello di arrangiamento, a livello di parole. Infatti io ho scritto una strofa e direi che ce l'abbiamo fatta, cioè abbiamo raggiunto l'obiettivo. Ci sta, hai ragione. Ieri sera invece hai raggiunto un altro obiettivo insieme ad Ariete, centro di gravità permanente. Come, la conoscevi già Arianna? Arianna la conoscevo già, sì. In realtà la conoscevo al di fuori della musica, nel senso che non ci siamo mai visti in studio. In realtà abbiamo sempre condiviso più la nostra vita che effettivamente la musica. E quindi questa è la prima volta effettivamente che ci troviamo a vivere di musica insieme. E con lei mi trovo veramente bene, per me è una persona stupenda, è una grande artista, quindi sono stato felicissimo di salire sul palco con lei. Chi ha scelto la canzone? La canzone l'ha scelta lei, era una canzone che lei voleva fare a prescindere, era una canzone che voleva portare per forza a tutti i costi, nonostante sapesse che chiaramente Battiato è intoccabile ed era una sfida difficile, però io l'ho accettata comunque perché volevo supportare innanzitutto una mia amica prima di tutto, e poi perché credo sia giusto riportare delle canzoni di un grande come Battiato, no? E tanti dicono non si fa, è intoccabile, però io credo che sia anche giusto riportare su un palco del genere una canzone di un grandissimo, e non lo so, noi speriamo di averla fatta nel modo migliore possibile. La cosa più importante è che noi ci siamo sentiti bene e ci siamo divertiti. Perché prima di tutto la musica è nostra e quindi è giusto che noi ci sentiamo bene. E poi se l'hai fatto con Gianni Morandi perché no, Combattiato, cioè alla fine due mostri sacri, è vero, però le canzoni sono a nostra disposizione, è giusto giocarci e divertirci insieme a loro. Sì, cioè è sempre comunque giusto rispettarle, non credo che non l'abbiamo fatto insomma, però c'è chi dice il contrario magari, ma noi siamo contenti così. E agli haters, ormai siamo abituati, sarai abituato agli haters. Assolutamente.
Cioè, come dice Elodie, è venuta qua a dirci ogni volta che mi fanno una critica e faccio ancora peggio, proprio per dargli fastidio. Sì, vabbè, vabbè, sul hating si aprirebbe un mondo. Io ormai, dopo questi 2-3 anni, diciamo che sono abbastanza abituato e non ci do neanche peso, non mi importa davvero. Senti, ma parliamo di cose belle, invece progetti per quest'anno? Allora, il mio progetto più grande è viaggiare il più possibile, che è un progetto di vita, ma in realtà anche di musica, perché farò dei viaggi che saranno anche, non lo so, avranno lo scopo di fare musica. Voglio andare in tanti posti del mondo, scoprire il mondo. Comunque io ho 20 anni e in questi 3 anni, gli ultimi 3 anni mi sono un po' perso la mia vita, no? La mia vita normale, quella che vivrebbe qualsiasi ventenne, no? E ho dato priorità a tante altre cose, al lavoro, a tanti impegni, e adesso voglio concedermi un po' di tempo per me, per viaggiare, per crescere e poi per tornare con la musica migliore che possa fare. È sacrosanto quello che dici, come uno chef per prendere una stella Michelin deve assaggiare i gusti di tutto il mondo. Esatto. È giusto che tu apra la mente e ancora di più di quanto hai già fatto per scoprire cosa puoi dare in più. Bellissimo, no? Sono molto contenta, sei sempre umile, carino e negli anni non sei cambiato, quindi bellissimo. grazie mille. Grazie. Speriamo di riaverti comunque con noi a Radio Estate e ti auguro un buon anno, qualsiasi cosa tu decida di fare. Grazie mille, anche a Radio Bruno. Grazie Sangio. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.